ragazzi, e ben ritrovati sul canale. Continuiamo la carriera allenatore di FIFA 23. Siamo arrivati finalmente alla fine di questo lunghissimo viaggio, ragazzi. Siamo arrivati alla finale di Europa League contro il Chelsea. La tifoseria è pronta, ambo i lati, sia quelli del Chelsea che quelli del Liverpool, dello United. Siamo al Mercedes-Benz Arena, alla Mercedes-Benz Arena, raga, mi sa che è in Germania, se non sbaglio è in Germania, forse ce lo dirà. Tanto qua Joao Felix, Toccarda, infatti, appunto, ma non si chiama così lo stadio, è Mercedes-Benz Arena, c'era scritto. Ragazzi, allora, ve lo dico, qua, mamma che bella che è la coppa, stiamo per calare il poker. Io ve lo dico, ragazzi, ci siamo presi la Premier League. 10-7 intanto lì contro il Dortmund, mamma mia. Ci siamo presi la Premier League. Ci siamo presi la Carabao Cup. Ci siamo appena presi l'FA Cup in una partita, forse una delle più belle mai fatte in vita mia. Contro il Newcastle. E poi, ragazzi, siamo a un passo dal prenderci anche l'Europa League. Raga, partiamo. Non ho bisogno di vedere le formazioni. Vi voglio carichi, tutti, raga. Tutti, me compreso. Forse non avete capito che questa sarà l'ultima partita della stagione. Dell'episodio di FIFA 23. Quindi... No, ti prego. Madonna mia, pensavo fosse il rigore... Quindi ragazzi, sì, oggi concludiamo la carriera di FIFA 23. Non porterò un'altra seconda stagione, nonostante ci possiamo giocare la Champions League. Merda, peccato. Però raga, ho altri piani, sinceramente. Voglio aspettare un attimino adesso i giochi di settembre che usciranno. Quindi non voglio iniziare una cosa che poi magari nemmeno riuscirò a concludere, perché inizierò altri giochi. Quindi ci fermiamo qua. Noi continuiamo sempre con... Cazzo, me la sono allungata troppo. Continuiamo sempre con WWE, The Texas Chainsaw Massacre. E poi, non lo so, se uscirà qualcos'altro nel frattempo. Ti prego, Belling, non ci posso credere. Si è fermato, raga, si è fermato. Mamma mia. Risponde però lo United, Ci siamo. Ma come cazzo si faceva il... Dalot. Mi ha segnato Dalot, raga. Non mi ha mai segnato in campionato, in tutta la carriera. Oh mio Dio, non ci posso credere. Che stacco. Mamma, imprendibile per Mendy. Raga, il Chelsea si è completamente rivoluzionato adesso, Parlando della vita vera del campionato inglese. Raga, ha venduto tutti. Cioè, praticamente sono andati... metà squadra è andata in Arabia. Praticamente. Non ha più Mendy. Non ha più Kanté. Kovacic è andato al City. Non ha più Havertz. Boh, raga, non gli è rimasto più nessuno praticamente. No! Non ci credo, mano. Oh my god, ragazzi. Pensavo fosse il rigore. Eccolo il rigore. Lo volevi il rigore? Ma porca di quella puttana. Non ci posso credere, ragazzi. Sancho, ti sbatto fuori. Havertz, questa è a sinistra. Questa è a destra, raga. Sì! Mamma mia! De Gea! Che parata che mi ha fatto! Mamma! Non ci posso credere! Non ci credo! E rimaniamo sull'1-0 per lo United. Stiamo soffrendo però, non riusciamo a uscire. Non riusciamo a uscire. Forse siamo riusciti adesso. Oh mio Dio, è partito. È partito Jude Bellingham. E no! Eri quasi passato! Rashford. Dai! Non ci credo, Bellingham! C'è la verticalizzazione. Mamma mia. Ma come si faceva il Sium, raga? Cazzo, non mi ricordo più com'era il Sium. Mamma mia, ragazzi.
Guarda Varane, guardalo. Come è contento. Mamma mia. Chi è? Rashford. Ce la fa finalmente a fare un passaggio. Raga, siamo già 2-0. Siamo partiti. Caliamo il poker. Lo caliamo questo poker. 4 trofei nel giro di 2 giorni, raga. Mamma mia. Uno dopo l'altro proprio. Guarda che tackle. Perfetto. Rashford, manchi solo tu nel segnare. No. Ottima lettura difensiva. Peccato. Poco possesso palla, ma non fa niente. Siamo 2-0. Che cazzo te ne frega del possesso palla, Lele? L'importante è segnare. È quello l'obiettivo. Devono subire la pressione avversaria, non ci stanno a perdere. Che cazzo di gol, dai, raga. Havertz all'incrocio di destro, manco di suo piede. Mamma mia. Raga, ma che cazzo di missile mi ha sparato? Guarda. Ma si è messo anche davanti. Mamma, vabbè, raga, dai, imprendibile. GG, complimenti, cioè, niente da dire. 2-1, raga, ce lo prendiamo. No, è Rashford che si è rotto, non dirmelo. Perché sta camminando tutto storto? Raga, ci sono problemi tecnici con Rashford. EA? Grande, grande, bel passaggio, complimenti. Bello. Cazzo. Dai, che abbiamo recuperato. No, perché non passa nello stretto? Havertz è scatenato oggi. Non so cosa fare. La strada al centro. Prova a rendersi pericoloso con questa azione insistita. Ah, cosa? Dai, raga, ma non è possibile. Ma perché? Ma dov'era il rigore? No, raga, dai. Ma vaffanculo. Ma vai a cagare. Di nuovo a destra? In teoria sì. Non è vero. Mi ha fatto il pallonetto. Raga, 2-2. Mi ha fatto il pallonetto. No, non è possibile. Ma perché ogni partita deve andare così? Minchia, che due palle, oh. Raga, mi ha fatto il pallonetto. Ma che tiro di merda ha fatto? No, vabbè, raga. Fine primo tempo, 2-2. Ci siamo addormentati, come sempre, come in ogni partita. Ci addormentiamo, cazzo. Guarda quello che me l'ha rotto. Oh, arbitro. E dagli il giallo, cazzo. No, raga, cioè non è possibile. 2-0, 2-2, 2 rigori. Io non voglio lanciarmela, tirarmela, però è una di quelle partite, secondo me. Sarà fallo laterale. Quando inizi così, 2-0, e poi qua la squadra non c'è, non risponde, non fa nulla, non lo so. Chelsea prova a rendersi pericoloso con questa azione insistita. Dai, raga, non è possibile, mi ha rotto i coglioni. 3 rigori. 3 rigori, raga. Dai, mi sono rotto le palle, però. Dove cazzo è il fallo di mano adesso? No, manco sì. Dai, raga, no. Comunque è ingiocabile così. Io lo tolgo il fallo di mano. Vabbè, ormai ho finito la stagione, vaffanculo. È il rigore del possibile vantaggio. E te l'ho parato anche questo. Vai a fare in... Vaffanculo, Dio. Dai, cazzo. Vaffanculo. Mi ha tolto Kovacic. Fuori Sterling. Cucureia. Raga, fuori Sterling. Stava. Era un altro fallo di mano quello. L'ho visto. Dai, cambia. Vedi che non me lo cambia il giocatore. Madonna mia. Dai che sono scoperti. Ci credo. Non ci credo! Dai! Erano scoperti! Fammelo il sium! Raga, non so fare il sium! Come si faceva il sium? Porca miseria! Dai, cazzo! 3 rigori! 3 rigori! Io ancora non ci credo! Mamma mia, d'esterno! Che piedino che hai! Che piedino che hai, Anthony! Che piedino! E ritorniamo in equilibrato! Ritorniamo in equilibrato, ragazzi! Mamma mia. Ne abbiamo approfittato, eh. Va bene. Va bene. No, raga, dai. L'ha presa per il culo. Dai, no, non ci credo. No, io non ci credo, davvero. No, raga, non... 4 rigori. No, raga, non ci posso credere, dai. Ma vai a fare in culo. No, non ci credo, ragazzi. No, non ci posso credere. Hanno a disposizione il rigore del pareggio. Lo sapevo che la tirava lì.
Vaffanculo! Raga, dai! Cazzo, è scrittato! Non la devo vincere! Non la devo vincere! Non la devo vincere! Ma vaffanculo! Quattro rigori! Quattro rigori, dai! Ma non è possibile! Ma vaffanculo, che partita di merda! Raga, mi sto imbestialendo, dai! Non è possibile, ma cos'è questa cosa? Ma vai, ma vai, ma vai, guarda, dai, c'era il passaggio lì, bello. Non ci posso credere, raga, quattro rigori. È bello, bello il filtrante e lo scatto che ha fatto soprattutto. Complimenti. Fuori gioco. Fuori gioco, non ci posso credere. Non ci credo, raga. Quattro rigori mai successi. Mai successo in vita mia. Quattro rigori. Mai vista una cosa del genere, ragazzi. Mai, mai. È scandaloso comunque, veramente. Il fallo di mano in questo cazzo di gioco è veramente... Guarda, un altro, eh. Se gliene dà un altro, io giuro che implodo. Da, vabbè, ragazzi. Non è possibile. Bravo, bravo, bravo! Cazzo, che intervento che mi hai fatto! È buona, ti prego, arbitro! Mamma mia, Rashford! Cazzo! Mamma! E dai! Dai! Ci crediamo! Ci crediamo in questa coppa! Ci crediamo nella vittoria! Mamma, pensavo fosse fuori gioco! Non ci posso credere! Non ci credo. Ed esce anche perché l'ho appena tolto. Marcolino mio, ti bacerei tutto quel piedino. Te lo bacerei tutto quel piedino. Mamma, non ci posso credere, raga. Elanga, parti. Parti. Ok. Dalla qua. Dai, Fred. Fallo scattare. E vabbè, che intervento. Che intervento, non ci credo. La gioca su Joao Felix. Possono trovare il gol del pari. Dai, raga, non ci credo. Due gol così, due missili mi ha sparato questo Cristiano di Havertz. Due missili all'incrocio di destro. Non ci credo. Non ci credo. Raga, non ci credo. Dai, guarda, guarda. Ma vai a fare. Raga, sto per impazzire. Non ci credo. Non ci posso credere. Sembra fatta apposta. Sembra fatta apposta. Questa, guarda, o deve andare ai supplementari o ai rigori, oppure devono vincere loro. Non c'è altro da dire. Non ci posso credere. Dai, dai. Fallo! Fallo! Raga, gli ha dato il fallo! Gli ha dato il fallo! Va bene, va bene. Gli ha dato il fallo, raga. Non ci posso credere. Dai, parti! Raga, se mi prende Thiago Silva, se mi recupera Elanga, Thiago Silva... Elanga! Elanga! Hai la partita! Ce l'hai! Hai la partita in mano! 5-4! Non ci credo! Non ci posso credere! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Lascio tutto! Lascio tutto! Me ne vado! Me ne vado, cazzo! Me ne vado! 5-4! Elanga! Sempre lui! Sempre lui! L'uomo del 94esimo! Non ci posso credere, no raga. No, 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 no. No, no, non ci credo. Ah, non ho più voce, vaffanculo. Non ci credo, non ci credo. Ultra difensivo. Ultra difensivo. Assolutamente. Aspettiamoli. Aspettiamoli questi, ti rompo. Mi interessa. E finisce! E finisce! Siamo i campioni! Siamo i campioni dell'Europa League! Ce la siamo portati a casa anche questa! Cala il poker! Sir Claudio Ranieri! Lo cala! Cala il poker! Ma mi ha fatto 4 gol Havertz! Raga, ma stiamo scherzando? Ho visto bene? Ma vaffa, non mi interessa, non mi interessa! Siamo i campioni! Non ci credo! Abbiamo finito! Abbiamo concluso alla perfezione dopo una partita rubata, assolutamente rubata, veramente. Quattro rigori, peggio della Juve, peggio della Juve. Non ci posso credere, non ci credo, davvero. Chi lo sa, chi lo alza? Anche Fred, anche questo.
ti prego. È lui, li ha alzati tutti lui i titoli, i trofei. È sempre lui. È sempre Fred. È sempre lui. Non ci posso credere. Alzalo. Su! Mamma mia. Ragazzi, non ci credo. Cosa abbiamo scritto la storia. Stasera abbiamo scritto la storia. Alla Mercedes-Benz Arena abbiamo scritto la storia, ragazzi. L'abbiamo fatto. O devo bere acqua, scusatemi, ragazzi. La grande gioia negli occhi dei tifosi mentre i propri idoli portano in trionfo il trofeo della UEFA Europa League. Questa è l'immagine. Oh mio Dio. E questo è anche il... Oh mio Dio, non mi sento più le corde vocali. Le ho perse. Ho urlato troppo, raga. No, non ci posso credere. Che finale di stagione. Non ci posso credere. Ma partono anche i fuochi d'artifici. Parte tutto, raga. Parte tutto. Radunatevi, voglio la foto. Voglio la foto di gruppo, la voglio. Mamma mia, che partita. Assurda, raga, assurda. 4 rigori. Cioè, veramente non... Comunque ingiocabile così. Tocca a toglierlo e farlo di mano. Datemi premi, datemi tutti i soldi. Datemi i soldi. Siamo i campioni. Mamma mia, abbiamo finito tutto, raga. Finisce qui. Posta in arrivo, fammi vedere. Premio torneo, 8 milioni e 6. Solo. Ho vinto la finale, raga. Raga, è finito. Abbiamo finito letteralmente tutto. Qua maggio, giugno non ho più nulla. Quindi va direttamente a luglio al calciomercato, ragazzi. Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire, ragazzi? Un finale di stagione stupendo. Bellissimo. Bellissimo, direi. Complimenti a me e complimenti a voi che avete seguito tutta la serie su FIFA, raga, sulla carriera allenatore, nonostante ci sono miliardi di carriere di altri, insomma, di altri youtuber e quant'altro. Quindi vi ringrazio infinitamente, raga. Nulla, noi, come vi ho già detto anche negli scorsi episodi, non porterò una... Il Real ha vinto la Champions League intanto. Non porterò una seconda stagione, anche se giochiamo la Champions, però voglio, ripeto, voglio vedere altri giochi e altre opportunità. Quindi finisce qua. Io vi ringrazio di nuovo, raga. Grazie mille a tutti per essere passati sul canale, per aver visto la serie. Grazie a Mister Claudio Ranieri che ha riportato lo United sul tetto d'Europa. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao!